E proprio nella diffusione dei vaccini starebbero puntando a infiltrarsi le mafie, l'allarme arriva dal Viminale, timori anche per le misure di sostegno all'economia a cui la criminalità starebbe cercando di accedere. Il servizio di Fabrizio Feo. Controlli intensificati sulla sicurezza dei luoghi in cui vengono conservati i vaccini, ma anche i flacconi utilizzati che magari contengono dei residui del farmaco e che vanno smaltiti. Monitoraggio a tappeto e continuo dei sistemi di sicurezza, della regolarità delle procedure seguite dal personale che si occupa delle varie fasi che precedono e seguono la somministrazione e attenzione costante anche al web. In tutto il paese, da nord a sud, le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri del NAS, compiono ispezioni continue negli ospedali e nei centri dove vengono eseguite le vaccinazioni, sui quali, tra l'altro, è stata disposta una sorveglianza discreta fin dall'inizio della campagna. L'allarme lanciato dall'Interpol qualche settimana fa non aveva colto impreparate le forze di polizia italiane. Il quarto rapporto dell'organismo di monitoraggio, istituito dal capo della polizia, aveva avvertito sugli interessi dei clan i possibili affari con l'emergenza Covid, ma già da tempo l'attività investigativa di polizia, carabinieri e guardia di finanza, con la collaborazione e il supporto dell'attività di analisi dell'Agenzia Italiana del Farmaco, tiene nel mirino il mercato illegale dei medicinali salvavita, in particolare antitumorali, ma anche dei vaccini, e quello anti-Covid ovviamente è in cima alla lista. Furti, rapine, atti di vandalismo si sono ripetuti nel corso degli ultimi anni nelle farmacie di ospedali italiani, dunque l'allerta ora è ancora più forte e tra l'altro l'Agenzia del Farmaco sconsiglia gli acquisti online avvertendo che prodotti venduti come anti-Covid potrebbero essere, oltre che inefficaci, pericolosi per la salute.